Vi parlo dal palcoscenico del Teatro Cestello di Firenze, dove sta per iniziare il 26esimo incontro di Marzia Carocci con chi la segue, ovvero gli autori e amici della stessa Marzia Carocci. Chi sono gli amici di Marzia Carocci? Ora ce lo spiegherà lei, ma io che ho già visto l'elenco di quanti saliranno fra pochino su questo palco, vi posso dire che sono intellettuali a 360 gradi, cioè persone che quotidianamente praticano il mondo dell'arte, della letteratura, della poesia e della cultura sotto tutti i livelli in genere. Ma vorrei che di questa manifestazione parlasse soprattutto Marzia, che l'ha ideata e faticosamente l'ha portata avanti e la sta portando avanti da 26 anni, sì. Che è un bel traguardo. Sì. Allora, intanto questa manifestazione diciamo che è nata per una scommessa. Io feci un gruppo appunto in Facebook, così dicendo: facciamo un gruppo che serva un po' più a qualcosa che soltanto al virtuale. Volevo proprio questo, creare questo social in qualcosa di reale. E ho iniziato appunto a inserire diversi artisti, ma non solo a Firenze, quindi artisti da tutta Italia. Non è un caso che spesso vengano appunto da tutte le parti d'Italia, è un incontro nazionale. Abbiamo avuto persone dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Svizzera, quindi ci sono stati periodi dove ci sono state tantissime persone. È chiaro che ora siamo a giugno, un pochettino vanno anche al mare, mi sembra giusto. Comunque anche stasera abbiamo 42 chiamate, quindi insomma... Ecco, noi registreremo integralmente tutta la manifestazione, chi vorrà rivederla appunto integralmente potrà andare sul canale YouTube Fabrizio Borghini, e televisivamente proporremo una sintesi ampia, ma sempre una sintesi, perché i protagonisti che saranno qua stasera, come ha detto Marzia, sono tanti. Vuoi magari presentarli per categorie, che magari è più semplice rispetto a fare un mero elenco di nomi? Allora, mi metti in crisi, ma tanto sono abituata a entrare in crisi facilmente, nel senso che questi incontri, allora abbiamo diversi poeti, ma dovrei dire nomi di persone che fanno sia poesia che anche pittura, come per esempio possiamo avere un Gellici, una Mara Fagioli, abbiamo Degan come pittrice, abbiamo scrittori anche ottimi, direi, come Maurizio Minniti, e abbiamo Carolina Clementini, che è una bravissima pianista, stasera si presenterà in un'altra veste, abbiamo Claudia Finger, che è anche una mia autrice per quanto riguarda la mia casa editrice, che è sempre Autori Amici, perché così è tutto denominato per non fare confusione. Ci saranno degli attori. Ci saranno degli attori, verranno i Quattro Formaggi che ci faranno ridere, verrà Maresca che farà anche lui la sua parte, abbiamo un musicista bravissimo, non è un caso che di cognome si chiama Speciale, Maurizio Speciale, che ha portato qui uno strumento particolare, ma lui è un bravissimo bassista. Quindi ne avremo di tante di più, e evito di fare altri nomi perché poi mi dispiace lasciarne insomma dietro altri. Ecco, senti, perché sono... Prima di lasciare spazio alla sintesi, speriamo che questa sintesi possa accontentare il maggior numero di partecipanti, perché ovviamente la manifestazione si prevede di lunga durata, durerà per tutto il pomeriggio. Però vorremmo, prima di lasciarti, delle anticipazioni sui prossimi impegni, sul premio di poesia Pontevecchio e sulle altre manifestazioni che annualmente tu metti in cantiere. Sì, allora questo mi fa piacere perché questa è un'anteprima, quindi è la prima volta che lo dico pubblicamente, e andremo a fare un festival della poesia a livello nazionale. E questo ci tengo perché verrà divisa dal discorso delle arti figurative, cioè saranno due eventi ben distinti, proprio per dare più spazio a tutti, perché io capisco che quando vengano qua chiaramente hanno un minuto, tre minuti, quattro minuti e non si rende quello che si può rendere, quindi sarà una cosa completamente, ci sarà sempre in teatro, ci sarà un evento proprio di Festival della Poesia e un evento dove ci saranno tutte le arti figurative, dalla fotografia alla pittura, alla scultura, insomma sarà una cosa, me la sono studiata così. E per quanto riguarda Pontevecchio, la premiazione è ancora attivo, quindi chi non ha partecipato partecipi, e ci sarà poesia, le sezioni sono poesia libera, poesia in metrica, racconti liberi e racconti fantasy, possono essere gialli, fantasia, eccetera.
Il premio sarà il 4 di novembre e il premio alla carriera, mentre l'anno scorso era il nostro Alessandro Benvenuti, sarà a Gianni Ferreri, insomma quello che voi conoscete tutti come distretto di polizia, il poliziotto del distretto di polizia. E, ecco, queste sono le cose. Allora Marzia, però per dare modo a chi non ha avuto tempo di appuntarsi le date e gli appuntamenti che tu hai ora ricordato, ricordiamo la tua pagina Facebook o qualsiasi altro riferimento su social che possa agevolare i nostri telespettatori per prendere contatti con te. Certo, allora mi potete seguire sul gruppo Autori Amici di Marzia Carocci o solo Marzia Carocci. Un'altra cosa, che questo non lo dico mai, però io sono da tanti anni giornalista freelance per la Freelance International Press, quindi se è qualcuno interessato a interviste, insomma, che poi andranno sulla Flip News, mi può sempre contattare, dove ho detto prima, insomma, nella pagina Facebook e nel gruppo Facebook. Bene, ora la linea passa alla regia per una sintesi di questo che si preannuncia, un lunghissimo pomeriggio fiorentino. Chi vorrà vederlo e rivederlo integralmente potrà andare sul canale YouTube Fabrizio Borghini. Dualità. L'uomo, la cui ambiguità sconvolge, solo lui si feroce, vorace, impietoso e capace di infliggere ogni bruttura. Eppure, sempre lui ha dato voce a principi d'amore, offrendo la sua stessa vita per essi e proteggere fratelli che mai avrebbe veduto. Dualità intrinseca in ogni anima che affronta ogni dì il conflitto fra istinto e morale fino all'ultimo respiro. Noi donne siamo sogni senza veli, statue scolpite dalla bellezza vera, con un'anima delicata che aleggia come libellula primavera sui prati. Noi donne siamo il sale dei commensali, quando si riuniscono tutti a tavoli gioiosi, impazienti di gustare un pranzo appena caldo. E se arriva qualcuno un po' in ritardo, siamo felici di accoglierlo e dirgli: siediti. Noi donne siamo la gioia dei nostri figli, il sostegno nella notte buia, di nascosto, quando la preoccupazione si fa seria e bussa al nostro cuore pregno di paura. Acquisti. Era ormai divenuta la sublime con il suo motto: dimmi cosa vuoi, lo avrai in 3 giorni consegnato a casa. Tutto preciso, tutto calcolato, dove desideri è confezionato. Abbiamo tutto, il nuovo e anche l'usato. Eran presenti in tutti i continenti, brillavano i cristalli nella sede maestosa ed imponente fino al cielo. Giunse là il vecchio insieme al suo pensiero e chiese di parlare al titolare: voglio del tempo, tempo da comprare. Somewhere over the rainbow, way up there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dared to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Don't
quattro formaggi, veniamo da Firenze. Firenze è la città più bella del mondo. Bella del mondo. Guarda che meraviglia, noi siamo qui in Piazza della Signoria. Sì. Ma com'è bella Piazza della Signoria? Bella. Ma di Biancone! Dimmi qualcosa di Biancone, dai! Tira fuori qualcosa, di Biancone! Biancone! Dillo! Piglialo un po' di sole! Ma che piglialo un po' di sole? Ma è una cosa poetica! Ma che bello Palazzo Vecchio! No, meraviglioso Palazzo Vecchio! Ma lo vedi uno che bello! Bello, maestoso! Lo sai ci sta, chi ci stava qui prima? Sai ci stava? No, perché è un cielo. Ma che è un cielo? Qui ci stava i medici, capito? Perché Firenze è piena di malati. Ma che piena di malati? No! E lo sai ora che c'è qui dentro? Lo sai cosa c'è qui dentro? No! Il gabinetto di sindaco! Ma non ce l'hai il bagno in casa, deve venire. Ma che bagno in casa? Ma il gabinetto dove lui si riunisce con tutti, capito? Non tutti sono lavoratori. Tutti nel gabinetto! Tutti nel gabinetto! È così che funziona! Che schifo! Ma che schifo! Guarda bella l'entrata, no, poi no, l'entrata è meravigliosa. Guarda bella a sinistra! Il Davide di Michelangelo! Beato lui! Perché? Ce l'ha di marmo! Che ce l'ha di marmo? E guarda a destra! No, meraviglioso! Oh. Ecco, vedi? Io vedo Ercole e Caco. Io guarda, siamo amici da tanto. Da te non me lo sarei mai aspettato. Vergognati! Ma aspettati! Vergognati! Ma come te? Vedi Ercole e Caco? Ma sei scemo? Ma no, cretino! Caco è una delle tantissime fatiche che ha fatto Ercole. Praticamente, come ti posso dire, Ercole, Caco è uno sforzo. Ecco, trovato la parola. Caco è uno sforzo. Anch'io vado Caco sforzo, ma mica vado in piazza sindaco. Che c'entra? Ma che c'è lì? Mi fermo, vado in gabinetto di sindaco. Che gabinetto di sindaco? Mamma mia, questo